Non abbiamo influenze, anzi quello che ricerchiamo è di creare qualcosa di nuovo. Arriva un po' dalla classica, arriva dalla composizione classica, proprio quella. Quindi il progetto è quello di fare quello che piace a noi, la musica che piace a noi, senza riferimenti. Non è... cioè, poi abbiamo degli ascolti molto diversi tra noi. Arriviamo anche da rami diversi, quindi ognuno mette un po' la sua arte, il suo modo di esprimersi e poi esce questo. Il fatto è che noi siamo noi. Nel senso è il nostro genere, non c'è modo, l'ho provato io stesso sulla mia pelle in una Fnac, nei vari negozi di musica, di CD, che proprio io ho fatto finta, non c'è qualcosa di simile, mi fanno, è molto difficile, ho detto potrei accostarti questi ma non sono comunque uguali perché dovresti metterli tre CD insieme, metterli insieme, mixarli e forse... Quindi, cioè, noi siamo noi, non ci piacciono etichette di nessun genere. Forse è stata anche una sfida dei diversi recensori trovare il gruppo che più si accosti, invece di pensare a cosa stanno facendo, esatto. Dov'è la loro anima. E non ci sono riusciti. Infatti. Eh sì, oppure il recitato allora, ragazzi, per forza. Allora ragazzi, levatevi i ciceri. Non è un problema, però sicuramente non ci sentiamo così prog come ci definiscono. Certo. No, proprio non apparteniamo alla scena della PFM o cose del genere e non vogliamo neanche riportarla perché quella ha avuto un'importanza storica negli anni in cui è uscita e merita di rimanere in quegli anni, nel senso che possiamo ascoltarli ancora oggi, PFM, ma noi non apparteniamo assolutamente a quel genere, assolutamente. Fondamentalmente andiamo anche alla ricerca di frequenze. Nel senso che abbiamo degli strumenti molto particolari. Io con il basso vado a coprire le frequenze gravi. Il violino ovviamente copre frequenze alte. La batteria dà un insieme poi di tutto quanto. E spesso e volentieri cerchiamo questo effetto anche. Cioè l'armonia, l'accordo nasce insieme. L'armonia è la base di quello che facciamo. Si parla anche di contrappunto, perché se io sto facendo una nota di un certo tipo, Laura col violino va a coprirmi un'altra nota sopra, quindi un contesto anche polifonico. Avendo degli strumenti che non possono fare degli accordi, andiamo a lavorare sulla polifonia, sul contrappunto degli strumenti. No? Facciamo quello che ci piace, senza limiti né freno. Cioè, ci hanno anche detto a volte, ma forse i brani troppo lunghi mi possono penalizzare. Secondo me il nostro brano nasce così e finisce così, cioè se deve durare 20 minuti è perché per noi deve durare 20 minuti ed è forse questa la forza, perché la gente capisce che noi non siamo lì per dargli il branetto da radio, certo. Che se lo mettono lì, ma deve essere una cosa che tu devi entrarci. Mi manca facciamo. Solo la centrifuga della gratitudine. Ma non perché sia una cosa cervellotica. Ieri mi hanno detto il primo ascolto è difficile. Io stessa al primo ascolto penso delle maschere di Clara, per me non conoscendoci sarebbe difficile. Sì. Il punto è bisogna ascoltarci. Cioè, cosa che non si fa, musica da ascoltare. Siamo abituati alla musica da radio, alla musica da macchina e quant'altro e non siamo abituati ad ascoltare la musica, a mettere un disco per ascoltare. Sì, la musica che in un certo senso vogliono farla diventare tangibile, quando la musica non lo è in realtà. La musica, pura espressione la musica. La si prende dall'aria e da lì si racconta una storia. Cioè non la puoi confezionare. Non è confezionabile. Non è verità, la musica è verità, è naturalezza. Non è una cosa che tu puoi programmare e chiudere, cioè è chiudere in una scatoletta. Infatti vogliamo che la gente cominci ad ascoltare veramente la musica, ma la musica nel senso... ascoltare un brano per quello che è, perché un brano è un brano, fine. E per ascoltare la musica ci vuole concentrazione, esatto. Ci vuole il momento di ascolto. Per me 23-23 è energia, infatti è il primo pezzo che facciamo anche sul palco in questo tour quest'anno, e salire sul palco per 23-23 è sconvolgersi, sconvolgere e attirare l'attenzione, esatto, è la scarica che ci fa partire l'adrenalina qui, che inizia pure nel disco, così penso. La Paniera racconta la storia di Carmen, l'opera di Bizet,
arriva da lì. Lì infatti a metà brano c'è questo richiamo proprio all'opera, che è la Banera, e Laura ha deciso appunto di fare questa citazione, per poi appunto arrivare allo spunto musicale ripreso proprio dalla Banera, che è la parte più famosa dell'opera, per andare poi a chiudere insomma questa sonorità. Ma poi per ritornare alla curiosità, che abbiamo fatto un tributo comunque alle radici, quindi sì. Se tu vuoi capire il nostro brano, vatti a ascoltare la Carmen di Bizet. Infatti è stato ripreso pure il video, abbiamo deciso di prendere la Banera, lo stesso regista ha deciso la Banera perché era un pezzo figurativo e forse rappresentativo nel quale riusciva a mettere delle immagini molto forti, e infatti così è stato. Ci è piaciuto. Gustavo è un grande, però è anche inquietante in certi punti. È stato probabilmente uno dei più grandi medium della storia, Gustavo Roll. Sensitivo violinista. Straordinario violinista, tra l'altro. Infatti se sentite ad un certo punto del disco, lui suona proprio il violino per far capire la sua idea di quinta musicale, dove lui dice che aveva scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale, ad il calore, no? Insomma, si sta parlando di un personaggio che era stato all'epoca contattato per capire come sarebbe andata a finire la guerra da Mussolini, Hitler, personaggi di un certo tale, esiliato da De Gaulle perché pensava che riuscisse a leggere nei segreti militari francesi, quindi cioè. E poi cosa ci è successo quando abbiamo registrato il brano? Una cosa pazzesca, abbiamo preso la sua registrazione. Lui pizzica una corda di violino, prima con il Larsen e poi la corda di violino, avevamo pensato di incastrarla in un punto dove anche noi stavamo suonando lo stesso là. In studio l'abbiamo messo la prima volta a caso. Ed è fatalità, quella cade nel punto esatto, quindi magari non è più stata mossa. Gustavo ci abbia fatto un pensierino da parlare. Essere paragonata a un grande violinista sicuramente è una cosa bella. Io posso dire cosa penso di lui. Lui secondo me ha delle idee musicali bellissime, però a volte non riesce ad esprimersi attraverso il violino. È più la sua idea che il modo in cui lo suona. Infatti potrei essere anche ispirata da lui, ma non lo sono, non mi sento, però apprezzo il suo modo di... la sua idea musicale è quella che fa la sua forza, e sicuramente essere paragonata a lui, tanto di cappello, orgoglio.